Ancora un Natale difficile per i 317 ex operai della Whirlpool che questa mattina si sono ritrovati insieme al vescovo Don Mimmo Battaglia nello stabilimento di Via Argine per una giornata di solidarietà. Diamoci una mano è lo slogan scelto dal CRAL dei lavoratori che affrontano per il quarto anno consecutivo il Natale all'insegna della lotta per il diritto al lavoro perduto. I lavoratori del CRAL hanno deciso di autotassarsi per raccogliere una somma da destinare alla ricerca oncologica del Pascale e ai piccoli ricoverati dell'ospedale Santo Bono di Napoli. Con loro le associazioni che da sempre sono al fianco degli operai come legami di solidarietà accompagnati da Don Peppino Gambardella, ma anche l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, il deputato del PD Marco Sarracino e l'ex senatore Sandro Ruotolo. Ai lavoratori l'arcivescovo di Napoli ha rivolto parole di grande speranza e un ringraziamento per non essersi mai arresi davanti alle difficoltà. Vivere con voi questo momento di, chiamiamolo di solidarietà, anche se per me solidarietà significa il venire qui per imparare da voi, per imparare da voi il senso della lotta, per imparare soprattutto da voi il fatto che nella vostra vita, in questa vostra lotta, che è la mia lotta con voi, non esista la parola darsi per vinti o rassegnazione.